Io ho un ricordo magnifico di Ritorno al Futuro. Poi ho un piccolo aneddoto mio personale, per il quale non dimenticherò mai quando seppi di aver vinto il provino del film, perché è legato a un momento speciale della mia vita. Io avevo appena preso il congedo dal militare, ero ancora in divisa, avevo il foglio di congedo in mano, quando chiamai per sapere come era andato il provino. Ero ancora in caserma, mi stavo congedando quel giorno e seppi che avevo vinto Ritorno al Futuro, che era un film a cui tenevo moltissimo. Quindi capirete che fu una giornata di fine luglio per me di gioia infinita. Faceva già un caldo terrificante e iniziamo nel giro di 4-5 giorni a doppiare questo film con un caldo torrido all'esterno e con un gelo terrificante per l'aria condizionata che ancora ricordo nella sala di doppiaggio dell'International Recording a Via Urbana a Santa Maria Maggiore. Faceva veramente un freddo pazzesco. Io mi ricordo infatti che dopo il primo giorno in cui mi presentai a doppiaggio, più o meno vestito così, da lì domani andai a fare i turni col maglione. Questo per darvi un'idea del freddo che faceva in quella sala. Oltretutto, freddo che aumentava in quanto il film venne doppiato tutto, come si dice in gergo professionale, a colonne separate. Ovvero noi non ci incontrammo mai. Io non conoscevo allora Ferruccio Amendola, non conoscevo Annalisa Pasanisi, non conoscevo Alessandro Rossi, doppiai Ritorno al Futuro e continuai a non conoscerli. Andai a sentire il film, andai alla proiezione di controllo che fecero via l'International Recording e ci presentammo quella sera perché non ci eravamo mai incontrati. Perché, come spesso accade, per i film che vengono molto seguiti dall'edizione internazionale e come spesso accade per alcuni film che vengono proprio missati all'estero, Ritorno al Futuro non venne missato in Italia, ma venne missato a Londra. E quando lavorano all'estero, vogliono le voci tutte su piste separate. E quindi, inevitabilmente, non ci conoscevo. Una nota di merito che voglio dare, perché i progressi tecnici ci sono stati nel nostro lavoro da allora a oggi, 20 anni non sono passati intanto. Oggi è una pratica piuttosto diffusa quella di doppiare tutte a colonne separate, perché è normale avere dei registratori multipista e sentire il lavoro degli altri mentre si fa il lavoro nuovo. Allora non c'erano i registratori multipista. E va fatta una nota di plauso al direttore del doppiaggio del primo Ritorno al Futuro, che non era Mario De Angelis ma era Franco Rossi, perché noi doppiamo tutto senza ascoltare le voci dell'altro. Lui si ricordava esattamente come aveva fatto dire le battute a tutti noi, e infatti il film mi sembra che sia una testimonianza di un lavoro estremamente armonico. Ma pensate che nessuno di voi avrebbe mai immaginato che nessuno di noi si fosse mai visto, ma soprattutto credo che nessuno di noi avesse mai sentito cosa aveva detto l'altro. Ma così è stato, perché c'era un certo modo di lavorare che non è facile ritrovare oggi in certe situazioni di fretta, di corsa, a basso budget, quelli che un po' accennava Sandro Cervo prima. Comunque, il mio giudizio sul film, magnifico, una delle sceneggiature più divertenti, più brillanti, più intelligenti che abbia mai visto al cinema, e è dal 79 che doppio ininterrottamente, cioè un po' di sceneggiatura ne ho visti. Accidenti, Doc, perché hai strappato quella lettera? Se avessi un po' più di tempo. Ehi, un momento. Ho tutto il
tutto il tempo che voglio. Ho una macchina del tempo, posso andare indietro più presto e avvertirlo. Ok, 10 minuti bastano. Ecco fatto, circuito temporale acceso. Flusso canalizzatore, sta flussando. Motore avviato, via! No, 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 non può. Non adesso, avanti, avanti! Grazie ragazzi, mi ha fatto molto di strada, è il mio lavoro del giorno. Grazie a tutti, grazie soprattutto per la passione con cui ci seguite. Almeno voi, le persone con la vostra passione, vedono meno oscuro quello che facciamo ogni giorno. Quindi grazie.